Buonasera a tutti e bentrovati al nono appuntamento dei Martedì Critici qui all'interno dell'Auditorium di Mecenate. Questa sera io e Marco Tonelli abbiamo il grande piacere di presentarvi Arcangelo Sassolino, che è venuto appositamente qui a Roma proprio per questa serata. Questa sera Arcangelo parlerà in particolar modo proprio dei lavori più legati anche con i macchinari, con la tecnologia, questi che poi tra l'altro hanno contraddistinto maggiormente la tua ricerca in questi appunto ultimi 5-6 anni, rispetto invece magari al primo lavoro che insomma molti di voi sicuramente l'avranno già visto, avranno avuto modo e occasione di vederlo in passato, che era un lavoro più legato a un fare scultoreo con queste gettate di cemento armato che non so se avete presente, insomma ad esempio un pavimento completamente rimosso di una galleria in cui sollevò letteralmente il piano quindi della galleria per portarlo quindi in alto in sospensione, quindi incombente proprio sulle teste poi degli spettatori. Le opere di Sassolino sono dei modelli sperimentali di emotività rispetto al senso della distruzione, della ricostruzione, al senso stesso dell'entropia, cioè al senso stesso dei processi vitali e dei processi emotivi, che sono dei cicli continui di depressioni, esaltazioni e via dicendo. Cioè, mi è piaciuto immaginare la sua opera, che apparentemente non sembra regalare niente, al di là di sensazioni che sono occasionali, mentre invece mi sembra che di fronte alle sue opere la teoria e la pratica dell'opera stessa vadano in qualche maniera a coincidere con un nostro stato emotivamente molto, molto stimolato e molto iper sostenuto dall'opera stessa. C'è questa particolarità che è presente in quasi tutte le sue opere, una sorta poi di sfida, non è solamente un discorso di laboratorio, di esperimento, che ovviamente l'artista si avvale di una tecnologia avanzatissima, cioè quindi sono delle situazioni sì che nascono in laboratorio ma che poi vengono filtrate dall'artista e quindi vengono riproposte assolutamente in un'altra veste. Quindi l'attenzione più che appunto alla forma, come avevi detto tu, è poi un'attenzione al processo, al fenomeno che porta a questo scontro magari tra le materie, a questi attriti che vengono appunto innescati da questa congiunzione di elementi poi diversi. Va bene, detto questo adesso lasciamo la parola ad Arcangelo. Beh, intanto grazie. Passo un sacco di tempo da solo in studio o in queste botteghe artigiane con gli assistenti, per cui è un'occasione straordinaria anche per me per precisare magari assieme a voi. Non è certo la parola il mio forte, per cui mi nasconderò subito dietro ai lavori, però mi farebbe piacere che questa serata fosse una cosa, non un monologo mio, ma se avete delle domande sarei felice di tentare di rispondere, ecco. Sì, inizierei da questo lavoro che è al macro ed è un volume di lastre di acciaio inox che ho fatto saldare e sigillare giù nelle viscere, diciamo, del museo. C'è questa turbina che prende aria dall'ambiente, la mette in pressione e la spinge dentro questo volume, e la pressione è questa cosa invisibile ma tremenda, questa materia che è l'aria può diventare terrificante, tanto da
far cambiare volume, no, a questa, a questa archetipo iniziale. Per cui con questo lavoro mi sono chiesto perché non forzare quello stolido materiale che è l'acciaio inox fatto per rimanere fermo, no? Perché non tirarne fuori un elemento imprevisto? Il mio in fondo è un tentativo di prendere per il collo la materia, ecco. Vedo che è una costante che esce in molti miei lavori, questo forzare i materiali al limite o oltre il limite, a trasformarli proprio nella loro nel loro DNA, nelle loro molecole, ecco. C'è questa bottiglia che è innestata in questo tubo di acciaio e tutto è dentro a una cella, è una cella in acciaio con questi vetri sì, antisfondamento, antiproiettile, stratificati, eccetera, eccetera. C'è questa bombola di gas azoto che lentamente immette pressione dentro la bottiglia. E io ho pensato appunto all'accelerazione, questo cambio di stato, di moto continuo. Per cui di nuovo mi piaceva che dentro questa povera bottiglia si scatenasse, no? Questa eccitarsi delle molecole, del gas, questo comprimersi, questo arrivare a un punto in cui per cedimento meccanico la bottiglia si distrugge. E passano anche parecchie ore prima che la bottiglia esploda e per cui per molti fruitori sarà solo un'estetica in attesa, no? Questo fatto che tutto si deperisca, tutto si perda, tutto. E appunto la caducità è onnipervasiva. C'è questo sistema idraulico a olio che ogni 40 secondi imprime una pressione sull'osso e naturalmente la pressione aumenta, c'è prima un rilascio di materia organica e finché l'osso comincia con questi rumori piuttosto sinistri a cedere sotto la pressione idraulica fino a frantumarsi. E è un lavoro molto esplicito, sono stato anche da una frangia di amici molto radicali criticato per questa introduzione dell'elemento figurativo, però perché no, voglio sentirmi libero, mi è venuta così e così l'ho fatto, questa appunto maledetta morsa del tempo, no? Questo incutere nel visitatore una pressione fisica, che non è solo cerebrale, è reale, lo uso tra virgolette naturalmente questo termine, ma vera, ecco, sì. Vera tra virgolette. Prima gli facciamo un applauso però. No. Queste sue opere abbiamo appunto questa caratteristica, come abbiamo detto fin dall'inizio, no? Questa tensione costante che è palpabile, è indubbio che quando ci si trova davanti a un suo lavoro, che sia anche un lavoro a parete come questo ultimo alla fiera, ma c'è sempre appunto questa tensione che contraddistingue che lo spettatore non può far altro che prenderne atto, comunque non può farne a meno, non si possono evitare. Di fronte ai tuoi lavori non puoi rimanere
passivo, sei portato a interagire e la tua opera in qualche modo poi condiziona ovviamente lo spettatore perché lo pone in questa condizione psicologica, attiva. A me piace questa idea che mi sono fatto col tempo dell'artista, no? Di uno che ha questo fiuto sottile per il proprio tempo e riesce a filtrare la propria esistenza, quello che lo circonda, e poi come scoria del suo inconscio, invece di andare dal psicanalista, fa fa gli oggetti, no? Questo deposito del reale che viene fuori sotto forma di immagini, appunto, di lavori. Io credo l'unico modo di essere originale è essere te stesso e forzare contro il principio di realtà quotidiano che rema contro, forzare quelle tue intuizioni, queste raffinarle, portarle al limite. Ecco. Il discorso suo parte dalla scultura, anche dal piedistallo, eccetera, perché nella presentazione, che mi è piaciuta molto, non si è parlato molto della forma, quindi ci sono tante forme da vedere, anche se magari il processo, la materia, sconquassare la materia è quello che deve colpire, però io vedo delle forme. La forma è importantissima. Ci scordiamo che abbiamo a che fare con arte visiva spesso. Le mie forme non sono a caso, ho uno spettro di scelte amplissimo, però voglio che uscire con immaginario che sia che abbia una certa estetica, diciamolo così, ma che sia funzionale, per cui le due cose sono imprescindibili. E prima ho detto che l'oggetto, la prima cosa che vedi, deve diciamo essere potente, essere una presenza, essere vera in se stessa, non solo che sia il tramite a un'altra cosa, no? E quello di non è questo è chiaro nella mia testa, proprio la forza dell'intuizione. Per cui l'oggetto è importantissimo. Io sto costruendo il mio immaginario che è fatto di forme e in alcuni casi sono direzioni diverse, appunto, però c'è una sostenibilità dell'oggetto, di un'analisi in se stessa, di quello che abbiamo lì, che per me è importantissimo, per cui sì. La forma è importante. Allora, ringraziamo Arcangelo Sassolino. Grazie a voi. Grazie. E ci vediamo, diamo appuntamento alla settimana prossima con Luigi Ontani. Ringraziamo e alla settimana prossima.